Resta in copertina, nuova pallacanestro Ceglia nel campionato pugliese di Serie C Gold dopo la vittoria nel derby con Ostuni. Ecco un altro scalpo illustre per la squadra allenata da Giovanni Putignano, che piega la capolista Lupa Lecce per 73-54. Difendono fortissimo i padroni di casa, che accusano una flessione solo dopo l'intervallo sugli scudi gli stranieri Cvetanovic e Sabechkis, oltre alla sorte miglior realizzatore con 20 punti. Salentini che restano a quota 22, mentre Action Now Monopoli si rifà sotto a due lunghezze, rialzandosi nel derby adriatico del Sud Barrese in casa di Molladium Basket 2012. Gara a fasi alterne con i locali che rimontano nell'ultimo periodo puntando su un gachet da 22 punti e gli ospiti che resistono sino al 77-73 finale con un contributo realizzativo da gran parte degli effettivi su tutti Paparella e Bosniak. Al terzo posto c'è sempre Ostuni, ma con un altro KO da metabolizzare. A Castellaneta il quintetto tarantino si impone per 99-70, rompendo già nel secondo periodo l'equilibrio iniziale. Petraitis con 26 punti da una parte e Teofilo con 23 dall'altra, i cannonieri più prolifici. Con i gialloblu di Romani un assetto rimaneggiato e caccia al podio da parte non solo di Ceglie ma anche di Ruvo e Libertas Altamura. I ragazzi di coach Patella infilano il quarto successo consecutivo a Taranto, staccando gli ionici dopo un 85-62 a domicilio. Straripante la Quintana con 34 punti, con Simaitis che ne infila 19 per il Cusi Ionico. Segnali di continuità anche dall'Alta Murgia, dove Altamura regola Francavilla per 77-53, con oltre 30 punti per il duo Rey Prado-Castoro. La classifica resta fluida pure in coda, con tre squadre a chiudere a quota 8 per l'effetto dell'aggancio di nuova pallacanestro Monteroni, dopo la vittoria nello scontro diretto con Vieste, un 66-56 che esalta ancora una volta Raupis, autore di 23 punti, nonostante i 19 di Simeoli per i garganici.